dell'impegno civile, direi che possiamo premiare un'altra bellissima persona, scusatemi l'aggettivo, Andrea Marino, che chiamerei qui con me a premiarlo, il generale di brigata, dottor Claudio Quarta. Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in una terra difficile come la Calabria, uomo dello Stato, schierato apertamente contro le mafie che corrompono la sua terra, distintosi per coraggio e determinazione professionale, onestà e coraggio, è lui l'unico eroe della brutta storia dell'inchino della Madonna davanti alla casa del boss di Oppi Doma Mertina, mentre gli oppidesi vivono passivamente ed ammutoliti cruente faide. Un gesto che ha lasciato il segno, senza paura, senza tentennamenti, non neutro, non distaccato. Premiamo il coraggio e la professionalità che animano il suo agire, per l'impegno e la serietà che esprime nel suo ruolo, svolto con un'immagine di assoluta normalità e sobrietà. Al maresciallo Andrea Marino, il premio Borsellino 2014 per la legalità e l'impegno civile. Generale, parlavamo di esempi, appunto, non c'è bisogno di parole, c'è bisogno di fare delle cose, no? C'è bisogno di fare. Maresciallo è un eroe della quotidianità, consentitemi di dire. Ovviamente impegniamo i bambini. Consentitemi di dire, rappresenta in questo momento gli oltre 5.000 comandanti di stazione d'Italia. Tutti i giorni sono impegnati, dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno, come diceva qualcuno, da nord a sud, da est a ovest, rappresenta tutti i migranti sociali d'Italia, come dicevo prima, eroi della quotidianità. Gente che non si sente eroe, se adesso gli chiedete se sei un eroe, non sei un eroe. Una persona che ha fatto il suo dovere, che continuerà a fare il suo dovere come lo fanno tutti i carabinieri d'Italia, tutti i comandanti di stazione. Noi ci vogliamo ispirare a lui per l'esempio che ci ha dato, per l'esempio che ci dà, e per quello che fa lui e che fanno tutti i carabinieri e tutti i comandanti di stazione in Italia. Auguri di cuore. Grazie. Andrea, nessuna domanda, grazie. Non dovrei dire nessuna risposta, grazie. Grazie veramente, è un premio assolutamente inaspettato, proprio perché penso di aver fatto una cosa sicuramente normale e dovuta, soprattutto dovuta a quelle tante persone per bene che vivono in Calabria, uno di questi qui che non ci vede più. Scusate, sono emozionato, non sono abituato a queste cose. E poi Paolo Borsellino, perché, ma anche in quei giorni mi risuonavano nelle orecchie le parole del cronista che denunciava la morte in quella domenica di luglio del 92, e quindi per me ricevere questo premio con un valore ancora maggiore. Grazie, grazie Andrea.